quindi con questo paletto hanno tutti i colori di muro. È stato proprio un atto di vandalismo e basta, perché non si ripete in mano nulla, per cui hanno voluto distruggere. Quanto era costata? L'opera circa 2 milioni di euro. Questa parete poi era la parete dove c'erano praticamente tutti quanti gli impianti, quindi il fotovoltaico, l'elettrico, quindi adesso stiamo aspettando la valutazione da parte del sito che ci faccia capire effettivamente il danno a quanto. Quanto ci costerà questo Ci costerà moltissimo. In primis ci costerà moltissimo perché i cittadini dovranno ancora aspettare per poter finalmente fuori di un bene di cui avevano veramente voglia di vivere. Per cui assolutamente, oltre ai soldi, sarà anche un dolore per i cittadini di questo quadrante. C'erano anche gli schismi, cioè non hanno portato via nulla. Soprattutto questo non è stato un gesto isolato. Non è stato un gesto isolato, purtroppo. Quindi sera questa è un'indicazione di stato. Un'area giochi bruciata e poi ci siamo trovati un'altra area vandalizzata che è il Parco Ionio, quindi insomma diciamo hanno agito veramente in maniera coordinata su tutto il territorio, tutto su dei punti che per noi erano molto importanti e significativi perché ci avevamo fatto veramente un gran lavoro sopra, per cui insomma hanno voluto colpire in maniera puntuale. Questo è vergognoso, io mi sento di dire, senza che poi le nostre parole vieni siano strumentalizzate, io mi sento di dire che cioè, questo è un attacco specifico all'attività di questa giunta, di questa amministrazione municipale che sta lavorando bene, sta lavorando molto. Io mi ricordo siamo venuti a inaugurare dei parchi con te, so che avete fatto tantissimo. Ecco, quello è uno dei parchi che ci hanno vandalizzato. Quindi, cioè, io mi sento di dire che se questa è la risposta di alcuni balordi per fare male all'amministrazione, allora noi non siamo assolutamente spaventati, andiamo avanti. Quello che state facendo è un danno alla cittadinanza che aspettava tutti questi spazi da tempo, state facendo sì che i vostri concittadini non possano fruire di spazi che questa amministrazione faticosamente ha messo loro a disposizione. Vi dovreste vergognare per quello che state facendo. Noi andiamo avanti e piano piano vi ridaremo anche tutti i soldi necessari, tutti i fondi necessari a ripartire più forti di prima. Grazie. Su questo non c'è dubbio. Grazie tanto. Ci mancherebbe.